Salve a tutti, buona festa dell'Epifania, la manifestazione di nostro Signore Gesù Cristo. Un piccolo commento, per come ne sono capace, al Vangelo che accompagnerà questa giornata, quindi Matteo capitolo 2, versetti dall'1 al 12. Abbiamo due protagonisti principali, anzitutto il re Erode, e poi gli altri protagonisti, perché fanno parte di un gruppo, sono appunto i re magi, come sappiamo più o meno tutti da tradizione. Due modi diversi di porsi di fronte al Signore, alla nascita del Messia. Il re Erode viene a sapere che nascerà un re nel suo territorio e questo lo inquieta perché è attaccato alla sua immagine, è attaccato alla sua regalità, ha una prospettiva prettamente umana. Il re come colui che ha potere, come colui che può sopraffare gli altri, come colui che ha la ricchezza, mentre sappiamo bene che la regalità di Gesù è un altro tipo di regalità, una regalità che sa offrire la sua vita, come vedremo poi con la passione, la morte, la resurrezione di nostro Signore, una regalità fatta di un trono diverso, il trono della croce, che umanamente è un momento di disperazione, ma messa nelle sue mani diventa momento di resurrezione. E dall'altra parte troviamo i re magi che partono da Oriente, partono da distante, si fidano di un segno, la stella, che li guida verso un re. Un re che li stupisce perché appunto vive di una regalità che non è umana, una regalità fatta di debolezza, quella di un bambino, di piccolezza, una regalità fragile, almeno in prospettiva puramente umana, ma forte se la vediamo dal punto di vista di Dio, la regalità della semplicità. E questo cosa insegna la nostra vita, la mia vita, come singolo, ma anche come comunità, perché tutti facciamo parte della Chiesa che è una comunità. Dio è re, ma noi con che prospettiva la vediamo questa regalità? E quindi di conseguenza con che prospettiva la viviamo? La prospettiva di Erode o la prospettiva dei magi? Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, anche rispetto alle letture che la Chiesa ci propone, ma come sempre non voglio che questo video diventi lunghissimo, che sia davvero un'epifania in cui il Signore ancora una volta si manifesta, si rivela in modo forte. Che sia un'epifania in cui la nostra scelta è quella di partire dalla regalità vissuta come il Signore ce la propone, perché anche noi siamo chiamati a viverla, questa regalità, re, sacerdoti e profeti, come tutti i battezzati, profeti della bellezza, sacerdoti e testimoni dell'incontro con il Signore e re di un regno che è quello di nostro Signore Gesù Cristo, fatto di una semplicità che diventa un qualcosa di ordinario, vissuto in modo straordinario. Felice vita, gente, e a presto.